Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Mi trovo in provincia di Salerno, questo è il bellissimo mare del Cilento. E in questo video voglio intanto mostrarvi questo drone che è pazzesco, il DJI Mini 2. Cioè, non ho idea di come guidarlo, però è proprio bello. I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby. Bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi. È fantastico, fai video da solo, si guida, che è un piacere, facilissimo. Non ho alcuna esperienza di droni, quindi è ovvio che sia rimasto basito, possiamo dire, basito dalla qualità. Fantastico, fantastico. I love you baby, più chiaro di così non c'era. Ma non voglio parlarvi di droni, anche perché sono l'ultima persona al mondo che dovrebbe parlare di droni, ma in questo video voglio raccontarvi cosa farò nei prossimi mesi. Sto per partire con la mia famiglia per 3 mesi, da inizio settembre a fine novembre. Volevo raccontarvelo qui perché uno dei grandi cambiamenti sarà finalmente quello di essere una famiglia nomade digitale. Negli ultimi anni è sempre stato un po' più complicato andare via tanti mesi, è stata la pandemia e che ve lo dico a fare, e poi è nato nostro figlio e lì ovviamente le cose si sono complicate, abbiamo dovuto rivedere un po' tutti i nostri progetti. Quello che è cambiato è che ci siamo seduti e abbiamo avuto l'illuminazione del ma se possiamo fare facciamolo, proviamoci, è il momento giusto, il bambino è piccolo, siamo pieni di energie, il lavoro in qualche modo si è sistemato, quindi abbiamo deciso di partire. Partiremo quindi per 3 mesi per la Grecia, per un'isola che si chiama Siro della Grecia, che è a sud di Atene. Staremo lì 3 mesi, appunto, da inizio settembre a fine novembre. Magari in un altro video vi parlerò meglio dei dettagli, però è una bella avventura, perché cioè, farlo così spensierati da soli, da coppia, è sempre stato un po' un'avventura semplicemente piacevole da organizzare, mentre farlo come famiglia, farlo non solo con il nostro figlio ma anche col nostro gatto obeso, vabbè, questo lo aggiungo io, che però rende tutto un pochettino più così avventuroso. È complicato perché ci sono tutte delle dinamiche di famiglia, c'è la parte genitoriale, insomma non è proprio andare a fare surf e basta come ho sempre avuto nella mia testa, però siamo carichi a mille, perché vuol dire cambiare quotidianità, vuol dire andare in posti diversi e dare il via a quello che potrebbe diventare poi uno stile di vita, si spera, sostenibile, anche perché poi nel frattempo sto conoscendo un sacco di famiglie da tutto il mondo, italiane poco niente, però dall'America, dal nord Europa, dall'Australia, ci sono un sacco di famiglie che vivono così, quindi questo è molto molto incoraggiante per iniziare questa avventura. E la parte più delicata ovviamente sarà quella educativa, sarà quella della socialità del bambino. Noi ci arrangiamo, io poi sto benissimo da solo o chiacchierare con voi qui sul canale, quindi la mia socialità si risolve facilmente, invece il bambino ha bisogno di tutto un contesto, insomma è tutto un po' delicato, ma adesso è piccolo, si può, diciamo, fare questo esperimento, sarà comunque una bella esperienza. E quindi partiamo, abbiamo preso il biglietto d'andata, preso anche il ritorno a fatica, perché poi trovare un viaggio così là nel tempo è stato un po' più faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi ad agosto un po' di contenuti sul canale ovviamente li farò, perché poi sarò sì in giro, mare, montagna, ma sarò sempre attivo. Da settembre invece sarò comunque attivo, ma cambierà location, cambierà tutto, non ho idea di come sarà, di cosa succederà, ma sono molto 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 carico. Quindi questo video era solo così per darvi questo mega update. Oddio, per voi può essere veramente un esti cazzi, invece per me è un update molto molto importante. Spero che comunque ci saranno tanti bei video poi dalla nuova location, ma soprattutto ci saranno un sacco di video col drone. Potrebbe diventare un canale in cui si parla solo non di droni, ma del mio drone, che è molto molto di nicchia, no? Un drone. Va bene ragazzi, è stato bello, ci vediamo al prossimo video, magari al fresco, però ve lo dovevo. Alla prossima!